convocazioni, quindi che possano essere mail ordinarie, raccomandate oppure mail da PEC. Che cosa succede? Fissiamo successivamente, chiaramente sempre all'interno del verbale, un secondo incontro di mediazione. A questo secondo incontro di mediazione sono due gli scenari che si possono aprire. La parte chiamata, perché a me è convenuta, non piace tantissimo in mediazione perché è un pelino un po' più giudiziale, lui non è l'avvocato ma ha parlato più da avvocato, ma in realtà è la parte chiamata, no? un po' più corretta o convocata se vogliamo, o decide di sedersi al tavolo perché magari l'ipotesi conciliativa gli è piaciuta, oppure perché ha visto uno spiraglio e quindi dice magari c'è la possibilità che da 20 scendo a 15, faccio un esempio, oppure può continuare a dire no, assolutamente io non ho alcuna intenzione di sedermi a quel tavolo. La parte istante può decidere ancora una volta di tenere aperta quella mediazione oppure di volerla chiudere, perché poi chiaramente non è che noi facciamo miracoli, si intende. Allora, in questo secondo caso, se si chiude, si è chiusa un secondo incontro, la parte che cosa ha speso? 61 euro più altre 2-3 settimane per la fissazione del secondo incontro, poco male se non ci fossero dei caratteri d'urgenza, voglio dire. Nel caso in cui invece decidessero di lasciarla aperta, perché dice no, vabbè, ma magari adesso sto prendendo contatti con l'avvocato, proviamoci, no, magari facciamo sedimentare un attimino meglio. È chiaro che, attenzione, non facciamo rinvii tanto per fare rinvii perché ci divertiamo a tenere aperte le mediazioni, no, assolutamente, però possiamo valutare adesso magari non nel recupero del credito commerciale, ma magari nelle questioni che derivano da infiltrazioni piuttosto che quelle magari materie un po' più tecniche, dove si può suggerire invece alle parti, o sono le stesse la stessa parte che ce lo chiede, la cosiddetta proposta del mediatore. Ok, qui apro un'altra